Buongiorno amici, è domenica 22 ottobre e siamo a San Benedetto in Alpe, provincia di Forlì, Cesena. Sono le 10 di mattina e stiamo prendendo alloggio presso l'ostello Vignale. Abbiamo intorno il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e in 4-5 giorni cercheremo di visitarne angoli suggestivi, sapendo di dover fare i conti anche con l'annunciato maltempo. Per cui calziamo subito gli scarponi ed andiamo alla scoperta della cascata dell'Acqua Cheta, che è senza dubbio una delle attrattive maggiori del Parco Casentinese, anche per il fatto che Dante Alighieri, tra il 1302 e il 1303, fuggito da Firenze, con l'intento di giungere a Forlì, si trovò a transitare nei pressi dell'Acqua Cheta e fu colpito dal fragore della cascata, tanto da citarla nella sua commedia, paragonandola al fiume infernale Flegetonte, che nel sedicesimo canto dell'Inferno precipita nel girone successivo. Questi itinerari sono indicati nella tabellonistica anche come foreste sacre. Non ne conosco il preciso motivo. Forse in onore dell'Alighieri, ma anche del Boccaccio, o di Dino Campana, poeta nato nella vicina Marradi, che, errabondo, trovò su di essi ispirazione per il componimento dei canti orfici. Itinerari antichi di fede e di pellegrinaggio. Tuttora vi transita il cammino di Sant'Antonio che unisce Padova alla Verna. Ma ancora prima, in epoca medievale, qui fu prevalente l'eremetismo e San Benedetto in Alpe, con la sua foresta, i suoi torrenti, si presentò come luogo ideale per praticarlo, lontano dalla confusione mondana. Questo fenomeno trovò nelle fondazioni camaldolesi la massima espressione, il cui fondatore fu San Romualdo di Ravenna, e dell'abbazia del paese, sorta intorno all'anno 1000, vi accennerò possibilmente in un prossimo video. Riprova dei nostri pensieri sull'eremetismo, esso in forma moderna si palesa qui alla Ca' del Prospo, dove una signora, penso anche con un compagno, temporaneamente vi abita. Oggi è domenica e c'è un andirivieni di gente, ma nei feriali ci sarà silenzio e dell'Acqua Cheta si sentirà solo il lento scorrere, cinghiali alla beverata, non escludendo il passaggio di qualche lupo. Si chiama Nicoletta la signora, e a lei va la solidarietà delle nostre amiche.
Dopo l'immensa pioggia che a maggio ha devastato la Romagna, la siccità è tornata sull'Appennino, prosciugando pure il condotto dell'acqua cheta. Del salto di 70 metri, non una goccia d'acqua. Ma a noi piace anche così, per il tempo glorioso che ebbe negli occhi di Dante. Poco oltre ci consola la cascata sul fosso Ca del Vento, che rimane attiva tutto l'anno. Poi il pranzo al sacco nel luogo detto Letto di Dante, che non abbiamo ben individuato, per cui il Letto di Dante è la roccia fiorante che a noi funge da tavolo e da sedile. Ancora una località detta Rommiti, e questo ci richiama il tempo di San Romualdo. Bisogna anche dire che forse non tutti amavano la lontananza dal comodo ambiente civilizzato, perché nella vita del santo si legge che egli si adoperò affinché anche i monaci dell'abbazia di Biforco, così si chiamava allora San Benedetto in Alpe, seguissero più strettamente la regola camaldolese, ma senza successo. Ancora ruderi di case abbandonate. Negli anni 50-60
del secolo scorso l'Appennino iniziò a spopolarsi. Il bosco riprese possesso dei prati, spuntarono nuovi fiori, nuovi rovi, nuovi alberi. E ritornarono anche le rosse rose canine. Termina qui il primo video dedicato al trekking nelle foreste casentinesi. Ne ho in programmi altri tre, per cui seguite, seguiteci e a presto. Grazie.